Qui su Music and Tech parliamo ora di telefonia e lo facciamo con Andrea Trapani, fondatore di Mondo 3 e giornalista tecnologico, che ci dà due dritte per quanto riguarda l'utilizzo del cellulare durante i viaggi. Ciao Andrea! Ciao Andrea, oggi guardiamo al futuro, anche un futuro radioso, mettiamola così, specie in un periodo molto difficile come questo. Non stiamo viaggiando, praticamente nessuno di noi lo fa da un anno, però i viaggi speriamo riprenderanno presto. Tra le cose più apprezzate nel mondo della telefonia introdotta in questi anni c'è l'eurotariffa o il roaming zero, come si chiama negli ultimi anni. Cosa significa? Che dal 2017, utilizzando il nostro telefonino con la nostra tariffa negli altri paesi dell'Unione Europea, non pagavamo niente in più rispetto a quello che era il nostro traffico nazionale. Una cosa che è piaciuta tantissimo: il traffico è aumentato di ben 17 volte. Prima del roaming zero, ovvero la possibilità di usare la nostra tariffa all'estero, il traffico era 17 volte inferiore a quello che è stato registrato nel 2019. Ovviamente il 2020 non vale, perché come ben sappiamo la pandemia ha fermato gran parte dei viaggi, se non proprio quelli strettamente necessari di lavoro e familiari. Però è una cosa che non molti sanno, che questo roaming zero in teoria finirebbe il 30 giugno del 2022, ovvero alla metà dell'anno prossimo. E per evitare che questa cosa, che è stata tanto apprezzata dai consumatori e che si spera verrà apprezzata presto, tornando nuovamente a visitare le spiagge e le montagne di tutta Europa, la Commissione Europea ha fatto una proposta che finalmente, diciamo, va proprio in quest'ottica, ovvero di presentare al Parlamento Europeo, quindi poi di approvare questo nuovo regolamento per altri 10 anni, che non solo manterrà la gratuità del traffico all'estero, ovvero viaggiare con la nostra tariffa nazionale, ma addirittura introdurrà una cosa che soprattutto nei prossimi anni sarà molto importante, ovvero se la nostra tariffa prevede ad esempio e la possibilità di connettersi in 5G in Italia, sarà possibile farlo anche in Europa. E perché tutto questo? Perché prima non succedeva in automatico, succedeva, avevamo una tariffa 4G e magari andando, che ne so, in Francia ci collegavamo solo al 3G. Ma tutto questo speriamo sarà solo un retaggio del passato e che arriverà la nuova eurotariffa dal 2022, quindi fino al 2032. Music and Tech.